di polizia penitenziaria a Ferrandoli, accaduto stamattina nel carcere di Frosinone, protagonista dell'aggressione un detenuto marocchino. I tre agenti sono stati accompagnati all'ospedale. A darne notizia alla CISL, uno di loro colpito con una lametta ha avuto una prognosi di 10 giorni, mentre gli altri due di 10 e 7 giorni per le contusioni riportate. Non si tratta di un caso isolato, a nulla ha detto il segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale Sicurezza della CISL Lazio, Massimo Costantino, sono serviti rinforzi di polizia penitenziari, considerato il numero eccessivo di detenuti presenti in questo carcere.